Guerrieri, guerriere, buongiorno. Domande e risposte. Una domanda tipica e gettonatissima è: in quanto tempo divento bravo nel Krav Maga? Dipende da quanto fai il bravo, ma vediamo un po' la risposta. Il Krav Maga, anche se ideato da una persona estremamente abile nel combattimento e che ha avuto tante esperienze di combattimento reale, parte da un presupposto differente. Il presupposto è che non è necessaria nessuna dote particolare, perché dobbiamo addestrare velocemente delle persone che probabilmente doti particolari, fisiche o mentali, non ne hanno. E quindi, venendo alla risposta, se parlassimo di un sistema che ha i suoi punti di forza in qualcosa di specifico, per esempio tirare dei pugni, più tu sei abile con le braccia, più la tua crescita è veloce. Nel Krav Maga invece parliamo di qualcosa di diverso. Più tu sei abile a adattarti, avere una mente aperta e a impegnarti in quello che fai, più ottieni risultati. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in 6 mesi generalmente capisci come funziona il sistema, a prescindere da quelle che sono le tue abilità e capacità fisiche, e in 1 anno sei in grado di farlo funzionare per quella che sono la maggior parte delle problematiche della difesa personale. Chiaramente dipende molto da quelle che sono le tue esperienze precedenti e da quanto ti senti coinvolto nel sistema, o qualche volta anche da quanta necessità hai di impararlo. Alcuni ci possono mettere un po' di più, altri anche sensibilmente meno. Tutto dipende, ma non lo puoi sapere finché non inizi e non ti ci impegni.